mostra si divide in tre temi. Questi temi sono serviti a me per costruirmi un filo rosso, per dare un percorso e organizzare anche la mia ricerca. Il primo tema è quello della ricerca di sé. Questa donna ha perduto la sua identità e si sta cercando. Simbolicamente l'inizio della mostra si apre con la presenza dell'unica figura che non sia una figura femminile. Questa figura femminile è accompagnata da una figura maschile che però non è riconoscibile e si trasforma, è rappresentata come un'ombra, come un maschile negativo. Non necessariamente questo maschile, quest'ombra che accompagna la donna è un uomo, è più forse uno spettro che sta alle sue spalle e ognuno lo può interpretare in qualche modo secondo il suo vissuto. Questa figura presente all'inizio della mostra è una figura che cinge la donna. Mi piaceva giocare sull'ambivalenza di questo abbraccio e non si capisce se questo abbraccio è un abbraccio protettivo o un abbraccio che vuole invece costringere, bloccare, intrappolare in qualche modo. Tutta la prima parte della mostra mostra queste figure femminili chiuse in luoghi abbandonati. La scelta di rappresentare la donna in questi luoghi è perché questi luoghi raccontano una storia, sono luoghi antichi che mostrano attraverso le crepe dei muri, i segni sugli intonaci, le pareti scrostate, mostrano in qualche modo il fatto che lì sono successe tante cose e mi sembrava che potessero essere come la proiezione di ciò che queste donne hanno dentro di loro. Quindi quelle crepe sono anche crepe dell'anima. Dopo essersi cercata in maniera anche con grande sofferenza, perché insomma, è sempre rappresentata come molto chiusa in se stessa, ripiegata su se stessa, attonita, qualche volta sembra quasi inconsapevole, si passa invece ad un momento in cui lei forse capisce qual è, che cosa c'è che non funziona più. Dentro di sé e si richiude in una sorta, in quello che io ho chiamato un giardino segreto. Questo giardino segreto rappresenta poi il secondo passaggio della mostra in cui si esce dagli ambienti chiusi e abbandonati, un po' claustrofobici, e si va all'esterno. Mi avvicino molto al soggetto perché non è più l'ambiente che parla per lei, ma lei con i suoi gesti riesce a comunicare un po' di più su di sé. Si sta interrogando sulle cose che già un po' ha cominciato a capire. Forse la sua crisi comincia ad avere comunque degli elementi di chiarezza e per questo esce. Riesce, è un passaggio in più, sta evolvendo, quindi sta capendo quali sono le cose che non vanno più bene, nelle quali non si riconosce più. Questo giardino segreto, che è un giardino di interiorità, però è ancora molto chiuso. Questi spazi aperti non danno speranze, sono ancora degli spazi che, nonostante siano all'aperto, sono ancora claustrofobici, sono ancora chiusi.
delimitati, anche quando non si vede nell'inquadratura della foto, si percepisce questa sensazione. Però questa donna in questa fase capisce molte più cose, è più consapevole, capisce che non vuole, che vuole andare avanti e capisce che però che per farlo deve fare qualcosa di estremo, deve provocare una rottura. E questa rottura è rappresentata da un'uccisione, dall'uccisione di una parte di sé. E qui si innesta l'ultima parte della mostra. L'ultima parte della mostra rappresenta delle Ofelie. Un'Ofelia che però io ho completamente reinterpretato, perché Ofelia si uccide per amore, mentre questa donna, come ha scritto poi nell'autore dei testi della mostra, che è Alessandro Zaltron, ha scritto una cosa che a me è piaciuta moltissimo, perché questa donna non si uccide per amore, si uccide perché ama se stessa. Capisce che l'unico modo per andare avanti è uccidere quella parte di sé che lei non riconosce più. E quindi si innesta tutto questo tema delle Ofelie, che sono in parte calate in acqua e in parte sono rappresentate nel momento che è un attimo prima dell'uccisione, e qualche volta c'è l'attimo prima dell'uccisione e ciò che viene subito dopo, cioè la morte. La prima, Ofelia, è quella a cui sono più legata, è un'Ofelia che sta a metà di questo percorso di ricerca, che a un certo punto ha avuto proprio la necessità impellente di uccidere questa donna. Quella è la più drammatica, la più scomposta, la più scura. Poi è tornata su un periodo di riflessione e poi sono tornata invece a rifare le Ofelie per chiudere un po' questa ricerca, e queste Ofelie però sono diventate anche più, da un punto di vista estetico, molto più composte, molto più belle, e mi serviva questo passaggio per far capire che non è un gesto inconsapevole quello che lei fa, è un gesto che viene preparato, è una messa in scena, ma una messa in scena in cui lei comunque mette dentro tutto quello che è, e quindi la presenza dei fiori, la presenza delle tappezzerie, questi prati fioriti, sono dei luoghi belli dove stare, e forse è un luogo bello dove morire, dove uccidere questa parte di sé, perché tutto sommato questa parte a cui lei sta rinunciando è una parte che lei è stata quella cosa per tanto tempo, ed è una cosa che comunque ha dentro.